non conti più niente. Caro mio, non hai la voce più. L'ho lasciata nei commenti. Perché ha pensato bene, comunque a riconquistarsi almeno una poltrona, visto che quella di deputato traballa, ecco, che dobbiamo capire come definiremo questi passaggi. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo per questa, perché ci avete seguito anche in diretta, avete anche avuto in anteprima quella che è una notizia straordinaria che aspettavamo in queste 48 ore e di conseguenza ci sarà, oltre al sindaco Federico Basile, una maggioranza in consiglio comunale che ci consentirà quindi anche di avere, che questo non è che avete cambiato idea, io dovrei fare il presidente del consiglio comunale in questa prima fase, ma proprio perché dobbiamo modificare il regolamento consiliare in modo tale che i consiglieri comunali diventino più efficienti, efficaci ed economici, aggiungiamo anche chiaramente, e soprattutto anche con procedure più snelle. E questo è l'impegno che ho assunto, dopodiché è ovvio che nel frattempo si lavora definitivamente al progetto Cadeno De Luca, sindaco di Sicilia. Come avete visto, questa sera abbiamo avuto anche per l'ennesima volta il piacere di colloquiare con Dino Giarrusso, lui corteggia me e io corteggio lui. Ovviamente questo lo si sa, ci sono cuori, tutti quanti li state vedendo, e sono cuori, e chissà se questo innamoramento porterà politico, a quello che poi sempre politico, per carità di Dio, su questo lo sottolineiamo sempre, porterà a quello che è una nascita, un progetto che in parallelo lui l'ha pensato, io l'ho pensato pure, ovviamente ora dal pensiero bisogna passare all'azione. E ogni secondo che passa la banda Bassotti politica trema. Esatto. E questo vuol dire, caro Dino, che l'abbiamo pensato. Se abbiamo fatto bene. Paura, se abbiamo fatto paura, un motivo c'è, perché abbiamo fatto paura prima del risultato di Messina. Questo è bene che lo sappiate tutti. Non appena io sono sbucato con Cadeno, c'è stato il primo momento di terrore. Dopo il risultato è ancora più forte questa paura. E a me sinceramente, da un lato mi fa piacere naturalmente, da un lato mi stupisce, mi dispiace pure. Prima avete fatto, la prima domanda che avete fatto a Cateno riguardava il consiglio di Palermo, il consiglio comunale, l'elezione di Palermo, l'elezione di La Galla, per carità. Perché Cuffaro può ancora fare un partito in questo paese? Perché qualcuno ancora preferisce avere i voti di Cuffaro, pochi o tanti che siano, perché alcuni comuni è andato malissimo, a Palermo invece ha superato la soglia, piuttosto che avere l'orgoglio di dire ha pagato il suo pegno con la giustizia, per carità è un cittadino libero, ma è un cittadino che ha fatto dei tali errori che in questa terra, la Sicilia, io i suoi voti non li voglio, vada altrove. Tutti avremmo dovuto dire così. Invece a Messina qualcuno l'ha detto. A Palermo qualcuno ha detto no, vieni Totò, vieni con noi e portaci quei voti. Io sono felicissimo, felicissimo di far parte, come dire, di un gruppo di persone che quei voti che avrebbe potuto avere a Messina li ha rifiutati e rispediti al mittente. Avrebbero dovuto fare tutti così, perché se tutti facessero così, come in qualunque altro paese europeo, questo ve lo dico da parlamentare europeo, non esiste al mondo che una persona che ha una condanna per favoreggiamento alla mafia ha ancora una vita politica. Solo in Italia, forse in qualche paese extraeuropeo, sudamericano, non lo so. Due persone. In Italia, sì, due persone, però quello ha fondato proprio un partito. Sì, ma per la precisione. Sì, sono, concordo, effettivamente sono due persone, perché c'è stato anche l'intervento di Dell'Utri che effettivamente in passato aveva anche lui fondato quel partito. E la cosa che mi dispiace di più è aver letto, tra le critiche che mi sono arrivate, scusate se mi piglio qualche secondo in più, avere letto, dice Dino Giarrusso, se ne va con De Luca, che anche con Federico Basile, che è appoggiato anche dalla Lega. Allora, prima di tutto, queste critiche del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle al governo nazionale è con Forza Italia, dove c'è Dell'Utri, e con la Lega. Quindi se la Lega fa schifo a Messina, invece è buona a Roma? Non lo so. Se Cuffaro fa schifo a Palermo, perché so che Conte è venuto qui dicendo Cuffaro, vergogna, vorrei capire perché a Paternò il Movimento 5 Stelle e Cuffaro erano alleati, sostenevano lo stesso candidato sindaco. Allora, con queste chiacchiere, con questo tre oro, a Catania si dice tre oro, non so se dice pure qui, il gioco delle tre carte, ecco, noi lo chiamiamo tre oro. Ok, questo gioco delle tre carte con me e con Ismaele Lavardera non le potete fare.
perché sempre iene siamo e vi sputtaniamo secondo per secondo. Facciamo una politica pulita, diciamo la verità ai cittadini, i cittadini decideranno chi scegliere. Come hanno scelto a Messina, lo decideranno alle regionali e poi alle nazionali. Grazie. Bene, concludiamo la nostra diretta. Se ancora c'era qualche dubbio sulla deblage del 5 Stelle a Messina, quindi il merito di chi era, si chiama Dino Giarrusso, ovviamente non si chiama Cateno De Luca, guardate che questo è stato scientifico, 5% non conseguito. E peccato che sei venuto solo una volta, perché sei venuto qualche volta in più. Sei venuto qualche andavamo al 3. Quindi ogni io non volevo essere troppo cattivo. Ogni colpo diventava da questo punto di vista sicuramente. Bene, grazie e ci vediamo alla prossima diretta. Grazie ai colleghi della stampa, grazie a tutti. E auguri a Ismaele. Quanto fai? 29 anni. Anch'io ho avuto. È l'unico anni. Motivo di contrasto, fammi Ismaele, troppo giovane.